chiama Divan, è nato ad ottobre sulla nave Dignity dei Medici Senza Frontiere e sabato scorso è stato il piccolo protagonista del pranzo offerto al mercato ittico di Fano. Presenti i richiedenti asilo che si trovano in città, gli ospiti della mensa Padre Pio e le famiglie che vivono in situazioni di disagio economico e sociale. Divan dormiva serenamente tra le braccia di mamma Collins, una donna camerunense di 25 anni, soccorsa al largo delle coste libiche insieme ad altre 120 persone. Un grande momento di gioia che oggi può essere condiviso anche con i suoi amici, le sue amiche, ma anche con i fanesi. Oggi si sente molto bene qui insieme alle altre, anche perché dopo un momento molto difficile adesso può condividere un momento di serenità e soprattutto di sicurezza, cosa che le è mancata nel suo paese e soprattutto durante il viaggio che ha fatto fino qua. Quali sono i suoi progetti ora? Lei vuole stare qui in Italia e la prima cosa che vorrebbe fare è trovare un lavoro. Adesso questo lo dico, anche se lei non l'ha detto, di portare la sua famiglia qui da noi, perché ha un altro bimbo di 2 anni in Camerun. Collins ed Ivan sono ospitati nella comunità di Roncosambaccio, dove convivono per ora con altre 16 donne in attesa di ottenere lo status di rifugiate. Da quanto tempo siete a Fano e come vi trovate nella nostra città? Oggi è la prima volta che viene a Fano ed è un bellissimo posto e pensa che sarà divertente. È stato infatti un momento di gioia e di spensieratezza, dove il pesce fresco dell'Adriatico, cotto all'istante dai pescatori, l'ha fatta da padrona. Che cosa cucinerete? Triglie, calamari, gamberi. In quanti siete più o meno in cucina? Siamo una decina di persone. Il pranzo è stato organizzato ed offerto dalla marineria e dal comune di Fano. Un punto fermo dell'accordo è stato: noi cerchiamo di portare davvero le persone che hanno bisogno e soprattutto che non mangiano abitualmente il pesce. E quindi sono persone in situazione di difficoltà. Ad allietare la giornata anche il cantautore fanese Luca Vagnini. Ho accettato ben volentieri perché avevo uno zio famoso a Fano, perché Pietrino, che era pescatore e veniva proprio alla mensa di San Paterniano e usufruiva dei servizi proprio della mensa. Quindi quando mi hanno chiesto questa cosa, organizzata dai pescatori a favore di queste splendide persone, io senza problemi partecipo a questo pranzo e faremo un piccolo gioco musicale di qualche minuto per far cantare un po' loro, per fargli passare un momento felice, insomma. Appuntamento con la solidarietà al prossimo Natale.